stati protagonisti dallo sconto. Penso che per lei sia soprattutto una grande e meritata soddisfazione. Buonasera a tutti, io sarò veloce perché Federico deve cantare, facciamo pochi chiami. Federico, non Federico questo qua, Federico Salvatore. Niente, io volevo ringraziare tutti per queste tre bellissime serate che sono state di gastronomia, di ottimi cibi, diceva Oscar Wilde. Io mi accontento del semplice, ma sono abituato al meglio e penso che i cibi sono stati ottimi, abbiamo avuto tante specialità, abbiamo avuto una buona musica, gastronomia, quindi sono state tre serate, c'è tantissima gente e questa è la nostra soddisfazione. Quindi secondo me, da parte mia, c'è soprattutto dover ringraziare gli organizzatori, Federico Iaccarino, Paolo Viva, Antonello Verdoliva. Un ringraziamento particolare a Paolo Curto, dove siamo? Un ringraziamento a Paolo Curto che si è tanto impegnato in queste giornate, al Forum dei Giovani con Claudio, a Tito Massa, poi un ringraziamento particolare a Clara che ha fortemente voluto questo evento quando io forse ci credevo pure poco, soprattutto perché non pensavo che potesse venire tanta gente. Quindi quando un evento è di qualità, quando c'è una qualità di artisti, una qualità di cibi e di gastronomia, c'è sempre tanta gente. Da parte nostra c'è la volontà di ripetere questo evento. Già sappiamo che l'anno prossimo secondo me dobbiamo cambiare un po' le disposizioni perché abbiamo già tutta una serie di utenti e esercenti che vogliono partecipare. Niente. Io voglio salutarvi, vi ringrazio, spero che sia un'altra bellissima serata, siamo qui per farvi stare bene, per far stare bene i turisti, i nostri cittadini e speriamo sempre il meglio per la nostra amata Sardegna. Via del Comune, va bene, grazie. Arrivederci a tutti. Un applauso prima di presentare Federico Salvatore ai veri protagonisti che sono stati gli Apecari, che in questo momento protagonisti in assoluto per queste tre magnifiche serate dove l'arte culinaria e la musica sono stati protagonisti in assoluto. Ebbene, signori e signori, ho l'immenso piacere di presentare a tutti voi uno dei più grandi artisti, cantanti, ma anche un artista teatrale. Un nuovo disco ad ottobre uscirà con il titolo Malalengua. Tra i vostri applausi, 3, 2, 1, Federico Salvatore! I più giovani, raccontare ciò che negli ultimi anni ho fatto e poi insieme ripercorreremo il Federico Salvatore che voi conoscete, avete conosciuto attraverso la televisione. Quindi Napoli, hai scritto poi Napoli, Napoli, che vuol dire non avendo possibilità occupazione lavoriamo in proprio, vai! Un momento, piano che l'età c'è. Vai. Questo è l'ultimo singolo che ho pubblicato 2 settimane fa. Mannaggia Bubba. Prego, maestro. È contraddizione. Bugia è verità. È tuorta e ragione. La sua nascita, non ho di pensare, chiavo botte chi grume, melodramma e zanza, coraggio e paura, una storia scordata, mannaggia buba, rilorge formato, a due secoli fa. È combinazione moderna e uca l'uomo occasione silenzio merda e sciuscia la bocca a madane fucente e ci messerò a te pareti la storia scordata, mannaggia un bubba, rilorge fermata, a due secoli fa, a due secoli.
dentro del mare. È in acqua santiera, è scrupolo e scorna, è villa mastiera, è cavallo e ritorno, è genio e passia.